Gli anni 70 rappresentano il periodo più innovativo per il genere. Meno frenati dai paletti censori di quanto avvenisse nel decennio precedente, gli autori si cimentano in sceneggiature che uniscono un maggior gusto per gli effetti cruenti e le morbosità ad una visione critica della società occidentale e delle sue contraddizioni. All'armamentario gotico degli anni 60 va sostituendosi una nuova mitologia fantastica, a base di morti viventi, sadici assassini e orrori metropolitani, ben più verosimili di castelli diroccati e borghi medievali avvolti dalla nebbia, che fecero la fortuna delle opere americane di Corman e delle case di produzione inglesi Hammer e Amicus. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for, as a last resort, to try and save her. L'Esorcista, film americano del 1974, per la regia di William Friedkin e produzione Warner. Nel cast troviamo Ellen Burstyn, Linda Blair, Jael Cobb, Jason Miller e Max von Sydow. Il film è tratto dall'omonimo bestseller di William Peter Blatty, autore anche della sceneggiatura, ed è forse l'horror che più di ogni altro ha influenzato l'immaginario dello spettatore, risvegliando l'interesse per temi legati alla fede cattolica come la possessione demoniaca e il rito dell'esorcismo, e più in generale sollevando interrogativi sulla possibile esistenza del diavolo cristiano. Ha ispirato ben tre sequel, di cui uno diretto dallo stesso Blatty. Non aprite quella porta. Film americano del 1974, diretto da Tobe Hooper, autore anche del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Kim Henkel. Nel cast troviamo Marilyn Barnes, Gunnar Hansen, Edwin Neal e Jim Sadov. Questa è una fra le pellicole più estreme e cruente mai realizzate e quella che forse vanta più imitazioni. Indimenticabile, infatti, il personaggio di Leatherface con la letale motosega. Ha ispirato ben due sequel, un remake e un prequel. Beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror. Beyond the power of priest or science to exorcise. What are they? Raging demons from another world. Il demone sotto la pelle, film canadese del 1975, geniale opera prima del regista David Cronenberg, autore anche del soggetto e della sceneggiatura. Un horror low budget, estremo e disturbante sul tema della mutazione corporea e la perdita della propria identità. La produzione è firmata Dal Reitman. Quest'ultimo sarà il futuro regista di commedie come Ghostbusters. Nel cast troviamo Paul Hampton, Joe Silver, Lynn Lowry e ricordiamo inoltre Barbara Steele, reginetta del gotico Made in Italy anni 70. Motion picture roll. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie. Carrie, lo sguardo di Satana.
Film americano del 1976, prodotto e diretto da Brian De Palma, autore di culto per gli amanti del cinema fantastico e noir. Questo dramma adolescenziale e thriller psicologico è tratto dal primo romanzo di Stephen King, che collaborò con Lawrence Cohen alla creazione della sceneggiatura. Nel cast troviamo Sissy Spacek, Amy Harvin, Piper Laurie, Nancy Allen e un giovanissimo John Travolta. Il film ebbe un grande successo e la sequenza shock della doccia di sangue divenne d'antologia. Ha ispirato anche un sequel, uscito da noi solo in home video. Hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight when there is no more. Zombie, film americano del 1978, il cui soggetto, sceneggiatura e regia sono a cura di George Romero. Nel cast troviamo David Hemge, Ken Foree, Scott Reininger e Gaylen Ross. Il film è il semi-seguito della Notte dei Morti Viventi, firmato dallo stesso Romero, ed è un vero e proprio colossal blood and gore che più del precedente capitolo ha contribuito a rivoluzionare il genere, dando vita ad un vero e proprio filone. La pellicola è stata inoltre cofinanziata da Dario Argento, responsabile di un alternative cut per la distribuzione italiana. Da ricordare i memorabili effetti splatter di Tom Savini. Suspiria, film italiano del 1977, per la regia del maestro del terrore Made in Italy Dario Argento, che insieme a Daria Nicolodi ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Il film è una splendida fiaba horror, visionaria e granguignolesca, resa tale anche dalla memorabile fotografia di Luciano Tovoli, valorizzata dall'utilizzo di una pellicola di fabbricazione giapponese molto sensibile alla luce. Nel cast troviamo Stefania Casini, Flavio Bucci, Alida Valli, Miguel Bosé e una splendida Jessica Harper, già ammirata in un altro classico degli anni 70, Phantom of Paradise, di Brian De Palma.